Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa parte extra di Kirby Incubo nella Terra dei Sogni, in cui vi faccio vedere alcune cose extra. Dunque, nella parte scorsa abbiamo finito il gioco al 100%, quindi tutto a posto. Sbloccando, cioè giocando, finendo appunto il gioco al 100%, sblocchiamo due cose. La modalità resisti i boss, ovvero affronta tutti i boss e battili, e dovremo sconfiggere tutti assieme, avremo una vita sola e non avremo abilità, quindi dovremo sconfiggere tutti in una botta sola e sarà abbastanza complicato. E magari faccio vedere un pezzettino, non ce la farò a fare tutta perché ovviamente figurati. E poi possiamo ricominciare il gioco in modalità extra, cioè gioca con metà della vita. E se riusciamo a finire il gioco in questa modalità, quindi con metà vita, anche qua al 100%, sbloccheremo la modalità Cavaliere Oscuro, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi. In cui giochiamo con Meta Knight, quindi nei panni di Meta Knight, quindi una figata assurda. Ora io lo giocherò in modalità extra, non lo farò di nuovo vedere tutto quanto, perché chiaramente sennò due palle, però vi farò vedere quando sbloccherò l'altra modalità, quella successiva, e vi farò vedere un pochino come funziona. Quindi a tra poco. Bene, così dopo un paio di orette di gioco ho finito anche la modalità extra al 100%, abbiamo sconfitto Nightmare. E quindi la pace è tornata di nuovo a Dreamland. E come potete vedere, milioni di lodi di sé incredibile, 100% completato, anche modalità extra. Quindi questo che cosa ci dà? Ci dà appunto questa modalità. Ora può scegliere il Cavaliere Nero dal menu minigiochi. Molto molto bene. Ok, andiamo avanti. E quindi adesso andiamo a finire di vedere le ultime cose, diciamo, negli extra. Come potete vedere abbiamo finito tutte e due le modalità al 100%, ora siamo Superstar. Molto bene, e quindi possiamo dalla modalità minigiochi selezionare il Cavaliere Nero, ovvero giocare nei panni di Meta Knight, che tra l'altro è una cosa fighissima, e ve la faccio vedere subito com'è. Il Cavaliere Nero vuole fare pratica con la spada, usa la sua lama per farti strada, non puoi salvare, qua precisazione, non puoi salvare, però giochiamo con Meta Knight. Che ha praticamente solo abilità spada, quindi non può assorbire l'abilità, però ha più attacchi, come potete vedere, attacco classico, attacco in giù, quindi la spadata tipo Link, spadata verso il basso, possiamo colpire a mezz'aria, possiamo fare il colpo verso l'alto, insomma possiamo fare parecchie cose, però abbiamo solo questa abilità. E tra l'altro abbiamo semplicemente 3 punti vita, però diciamo che Meta Knight è più, diciamo che ha questa abilità spada che è molto molto potente. Ed è anche più veloce di Kirby, tra l'altro, nei movimenti. E quindi, niente, è bella come modalità, ma è veramente difficilissima. E se quella di prima è stata difficile portare al termine di nuovo al 100% perché avevo solo 3 punti vita, questa è veramente ancora peggio. E quindi non ve la farò tutta, vi faccio magari solo il primo livello, giusto per farvi vedere un pochino come è. Tra l'altro, guardate che figata come si muove velocemente. Fanculo, come si muove velocemente Meta Knight. Però, diciamo che è più difficile questa modalità, assolutamente. E quindi via, tanto non c'è neanche la sezione finale, no, passiamo direttamente da un livello all'altro, non ci sono interruttori da sbloccare, insomma, questo è, chiaramente non mi metterò a farlo tutto al 100% di nuovo, cioè tutti i livelli fino alla fine perché è difficile e soprattutto non ho voglia perché veramente ci vorrebbe abbastanza tempo. E tra l'altro, come potete vedere, il tutto è a tempo perché c'è un indicatore sotto che scorre che ci indica appunto quanto tempo ci stiamo impiegando, quindi c'è anche la pressione del tempo oltretutto. Ok, la macchina, via. Weyla! Vediamo un po' se riusciamo a fare questa modalità resiste ai boss. Dubito. Però ci proviamo, dai. Bomba? Vieni qua. E non riesco a beccarti da qua, però. Dovresti scendere giù, possibilmente. Ok, vieni qui. Qua potremmo prendere l'abilità, ma ce ne sbattiamo le balle, perché l'abilità parasole non mi è mai piaciuta. L'ho sempre detestata. Ok, ui. Sapevo che voleva venire su di qua. Ok. Proviamo a vedere se riusciamo ad affrontare tutta la modalità. Resisti ai boss. Potrò anche prendere quella palla da baseball, eh? E dai. Benissimo. Vieni qua, che abbiamo una bella abilità. Beccati questa. Ok. Ribeccati questa. E ribeccati questa. Muori. Good. Tanto è morto facendo un gestaccio. Ah, tanto ecco, questa. Difficile. Perché con l'abilità, tipo, nell'avventura classica abbiamo affrontato con l'abilità lama. Ed era facile. Affrontarlo adesso così non lo sarà. Proprio per niente. Abbiamo solo un punto vita e non abbiamo abilità a nostra disposizione. Quindi non è facile. Non è per niente facile. Ok, dammi qualcosa. Eh sì, per la miseria. Cazzo. Per la miseria. Non è per niente facile. Attenzione.
Cazzarola, è tosto. Oh, torna lui. Torna la luna. E la luna bussò. Attenzione. Dammi qualcosa, sole. E cazzo, è difficilissima. Difficilissima questa modalità. Peccato per il modo in cui dobbiamo affrontarla. Cioè, senza abilità e con una vita sola. Non è per niente facile, oh cazzo. Difficilissima. Fuck. Ok, il sole è andato. Prima che sono andato anch'io. Ok, vediamo. Oh, vieni qua. Sono morto. Vabbè, era difficile. E quindi queste sono le varie modalità. Abbiamo anche, volendo, il test sonoro in cui possiamo ascoltare tutti i vari brani, sia i suoni. Quindi, aspetta, 200, abbiamo 273 suoni da ascoltarci. Chiaramente non li ascolteremo tutti. E tutte le varie musiche, ne abbiamo 43. Insomma, ci sono tutte quante. E quindi abbiamo fatto anche questa parte extra di modalità, di minigiochi, eccetera, eccetera. Io spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Vi rinnovo ovviamente i miei ringraziamenti per aver visto tutta questa serie. E ringrazio anche il mio hater di fiducia che ha messo tutti questi bei non mi piace. Ti voglio tanto bene, sappi che sei sempre nel mio cuore. Quindi per ora è tutto e noi ci vediamo all'inizio di una prossima serie. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!